empty the pit. Bam! Oh! Ciao, volete far male? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Raga, oggi sono gasatissimo perché abbiamo un bambino di soli 8 anni, un fenomeno vero delle arti marziali che è capace di fare delle cose, raga, disumane. Quindi facciamo entrare Valerio. Che dici, ma veramente c'hai 8 anni e fai quelle cose? Perché ho visto delle cose che fai pazzesche che adesso ovviamente le vedranno anche loro. Cioè, da quanta età avevi? Da 4 anni. Cioè, 4 anni, solo 4? Cioè, vabbè, solo. C'è una 8, 4 che inizia, poteva iniziare 1. E che disciplina fai di preciso? Nel Korean Dragon. Ah, la grande. Ma ti aspiri a qualche fighter? Cioè qualche atleta insomma che ti piace? Qualche sì. Combattente? Chi? Nell'MMA Khabib. Il più forte, ragazzi. Riccardo pure Poirier. Ah, Poirier pure grandissimo atleta, ragazzi. Vabbè, ti sei scelti tranquilli, insomma. E facciamo entrare anche il maestro e il padre, appunto, di Valerio, grandissimo. Grazie, un piacere. Quindi già ha fatto delle gare, insomma. Sì, lui diciamo, ha combattuto a due coppe del mondo, Aten Challenge da Atene e Rally Show in Irlanda. Purtroppo poi, diciamo, poi con la pandemia hanno fermato le competizioni, perciò gli ultimi combattimenti salgono a gennaio-febbraio 2019. Ma da grande, ovviamente sempre allenato da te e te quindi facevi il fighter quando eri... Sì, io ci ho provato, uno sui livelli perché lui già mi ha superato. Già a livelli mondiali, a 8 anni già a livelli mondiali, cioè ragazzi di cosa stiamo parlando? Quindi io direi, innanzitutto glielo chiedo proprio a Valerio, perché mi interessa questa cosa. Quanti like dobbiamo arrivare per questo video? Perché io ho pensato a 30.000, quindi una cifra enorme. No, 50.000. Cioè non 30.000, 50.000. Cioè una roba assurda. Allora io lo dico, sono tantissimi. Voglio vedere loro che mettono mi piace. Stoppano il video e mettono mi piace. Poi direi di commentare tutti in questo momento. Stoppate il video e commentate tutti con hashtag spacca mattonelle. Perché a me mi hanno detto che Valerio spacca pure i mattonelli con cazzotti, pugni, fa un sacco di cose spettacolari. Quindi io direi di fare una cosa, adesso ti riscaldi, okay. Ti prepari e poi mi fai vedere tutto quello che sai fare. Perché oggi io te lo dico, il canale oggi è il tuo. Tu fai come ti pare, ti devi divertire e fare tutto ciò che ti piace. Allora ragazzi, vi dico la verità, adesso stiamo prendendo i colpitori. Ma il nostro Valerio voleva subito passare a queste. Cioè non so come sia possibile che un bambino di 8 anni di questa stanza riesca a romperle. Ok, quindi cominciamo dai colpitori, giusto? Porterà un po' di calci. Ok. Allora, cominciamo a scaldare un po' con le gambe, ti faccio vedere adesso, diciamo, come prima tecnica, ho 360 gradi che è tornato di che. Per tirare un po'. Ok, vai. Oh. Adesso ci passiamo al 720 e sono i giri. Ok. Vai. Mamma mia, questo è proprio male. Poi abbiamo il classico spinning back kick che prende il calcio girato vicino, normale, base. Mamma mia, senti che pezza. Poi il pulcino questo vabbè. Qua è il dio di doglio, cioè diciamo, stessa cosa, l'ho saltato. Ok. Oh! E un altro calcio che è molto simile a questo, mentre lo scorpiciato girato che è il dio di doglio. Cioè regà, lo fa con una semplicità, una facilità, cioè sembra facile, che lo fa proprio che sia uguale, manco il fiatone, cioè, tranquillo. Adesso prende, cominciamo a attaccare qualche trick alle tecniche di gambe, facciamo roba col giratoncino. Una volta. Il cameraman all'indietro, Michele, che ha fatto si è sbarrato l'occhio e chissà. Scioccato. Non si aspettava. Oh! Allora vale, non so perché ti sei messo qua, che rincorsa stai prendendo. Sono curioso di saperlo, mi metto qua, vediamo un po' quello che succede, perché qui Valerio ogni secondo è un'emozione diversa, insomma, regala qui, quindi vediamo un attimino. Mamma mia, grandissimo, cioè ma che talento ho portato, regala, cioè qua l'altro che c'era.
ti facciamo vedere qualche evoluzione, diciamo, di questo esercizio qua. Ah, perché c'è un'evoluzione a questo esercizio, cioè c'è ancora di più. Oh! Ma per te è facile sta cosa, beh? Sì. Cioè guarda che faccia tranquillo, ma sì, è facile. Per te vabbè, roba che fai tutti i giorni. Da quant'è che hai imparato a fare questa cosa? Da un annetto. Ah, un annetto. E facciamo vedere quello a te, sì. Dai. Mamma mia. Allora, Valeria, a me mi hanno detto che tu là al muro fai salti, cioè tipo Matrix. Mo io voglio vedere dal vivo sta cosa, quindi. Cioè, Valeria, dai, eh. Oh mio Dio. Cioè, raga, atomico, il cameraman che sta là che guarda così che gli trema la mano tra un po'. Grande, Vale, grandissimo. Quindi adesso passiamo alle tavole, dico bene, Vale? Sì. Vuoi passare alle tavole? Sì. Ma veramente le rompi? Sì, le cicciotte. Ah, quelle grosse? Cioè, quelle le rompi? Sì. Qui mi dicono che c'è anche una sorpresa per me, io spero sia un regalo, qualcosa, non so che sorpresa ci sarà, lo scopriremo, insomma, durante il video, lo scopriremo. Subito quella più grossa. Cioè, raga, te fa male? Cioè, raga, cioè, ti fai male con questa? Ma male proprio? Queste sono abbastanza impegnative. 12 cm di spessore e, diciamo, questo tipo di tavola, perché diciamo, dell'abete, se, diciamo, c'è una componente che è elastica, perciò se non hai il corpo bello secco e forte rischi di romperla e di farti male. E di farti male pure. Diciamo, poi, diciamo, l'energia è tutta quanta indietro, cioè certo. Di sfogare sulla tavola. Diciamo, sì, adesso insomma un bel colpo di essere portato. Cioè, raga, io mi sto a far male la mano a far così, eh. Cioè, sono serio, eh. Dica, farlo un secondo, per favore. Ah! Ti ho detto, cioè, uno non ci crede, uno poi non ci crede. Io adesso voglio vederti in azione, insomma. Allora, siamo pronti con le mantole, ma cosa mi dicevi tu prima fuori da camera? Allora, questa è una tavola, diciamo, che noi normalmente facciamo rompere gli adulti. Il fatto, diciamo, che adesso la rompa, diciamo, proverà a romperla Valerio è soltanto perché lui che ha insistito per romperla. Cioè, diciamo, di solito, diciamo, io ai piccoli lo faccio fare. Perché? Perché appunto, diciamo, hanno una struttura ossea che è integra e non è indicato. Questo non dà un evidente, poi se la proverà ti accorgerai. No, ma prima ho fatto così al volo, faceva malissimo. Cioè, quindi per far capire, non è che uno tante volte può pensare il padre che vuole far fare queste cose, non è tanto quello, no. Il fatto è che, cioè, mi dici che tutti i giorni, io lo giorno fa queste cose. Se lui è un conto, lo fa soltanto questa a casa, lui farebbe molto di più, solo che tante volte dovessi a frenarlo. Io prima che faccio, da maestro, cerco di guidare e dare le giuste indicazioni, proprio perché, se no, diciamo, da solo lui andrebbe decisamente oltre. Che dici, sei pronto? Sì. Dai, vuoi dire qualcosa? Sì. Se la rompo, iscrivetevi tutti al canale. Se la rompo iscrivetevi tutti al canale e se non la rompi no, non si iscrivono, solo se la rompi. Ok, vai. Iscrivetevi tutti al canale, regà, cliccate il tasto iscriviti per il Super Valerio e arriviamo a questo 500.000 di iscritti che manca pochissimo. Dio un po', Valè, sei un mostro, cioè, regà, hai visto la concentrazione assurda, pazzesca, che ha negli atti che aveva di colpire, e poi pam, con una semplicità assurda, è stato facile? Sì. Mattonella? Sì, Mattonella, vabbè, tavoletta, io la chiamo Mattonella, mi sbaglio sempre, in realtà è una tavoletta, quando dico Mattonella non ci fate caso, è tavoletta. Completamente spaccata in due, ragazzi. Ma mi stava spiegando che il problema è che se fai così ti fa tanto male, proprio perché il colpo, cioè, praticamente ti ritorna tutto. L'energia, no? Sì, l'energia se ti torna indietro. Mentre se riesci a romperla, almeno. Sì, assolutamente, diciamo, nel momento in cui la rompi, sfoghi sulla tavola, non ci si sentire niente. Perfetto. Allora, da qui... No. A me sta pianto, bambino di 8 anni, Valerio, rotta una facilità, sarà là senza lamentele. Io mi sto lamentando, 26 anni, mi sto lamentando, Valerio, bam, rotta tutto. Oh.
Grande. Grazie. Tosta però. Tosta. Ah, bello. Bella emozione. Mi preoccupava tantissimo, e adesso che l'ho provato vi dico a maggior ragione che è proprio tosta. Cioè ragazzi, io non capisco perché Valerio non si è fatto niente e io sto qua con la mano che mi si è gonfiata. Cioè questa è questione proprio di precisione tecnica, lui è un talento vero. Adesso perché è qua bene? Allora adesso ve l'ha bendato, infatti Valerio ve l'ha bendato, provo a rompere la tavola, l'ha bendato con le gambe. Ah! Vedi? Quanti sono questi? In che senso? Oh, rotta così! Mamma mia, grande! Grande Valerio! Questa era tostissima ragazzi, cioè senza visuale, senza niente, un calcio girato. Per te roba da tutti i giorni facilissimo. Sì, perché ho già provato in palestra. Ah, ok. Roba facile, come dirai. Ok ragazzi, io vi dico che ormai ho visto già di tutto e penso che il video sia finito, o no, non è finito no. Il video. Ah, c'è ancora... C'è tanto. Ci sta ancora tanto. Sì. Cioè ci sono cose ancora più difficili. Più belle e più difficili. Più belle e più molto difficili. Più belle. Molto più belle e molto più difficili. Cioè Valerio mi sta dicendo che ancora mai di sogni. Queste erano proprio le cose. Proprio riscaldamento, ok. Ti faccio pure una cosa ragazzi. Prendo il telefono e voglio fare una storia a Instagram. Quindi questo andrà anche su Instagram. Mamma mia, ragazzi, allucinante, cioè, io non so più che dire, raga, io non dico più niente, raga, dopo questa prestazione non so più cosa dire. Io già stavo a chiudere il video, ancora di più, ancora di più. Tipo 5-6 riprese. Già mi ha fatto vedere tantissimo, mi ha fatto vedere delle cose che a me sinceramente mi hanno lasciato proprio senza parole. Io ti dico già da adesso che mi farebbe piacere riaverti poi sul canale. Ok. Però ovviamente voglio pure un attimino il supporto loro, quindi io ti dico, sarebbe bello arrivare a 500.000 di iscritti sul canale, no? Manca poco, ci siamo quasi. Okay. Eppure a sti 50.000 mi piace su questo video che sono tantissimi. Okay. Quindi 50.000 mi piace e 500.000 di iscritti per un nuovo video con te. Però ti dico, per fare questo io adesso voglio una cosa veramente ancora tanto superiore rispetto a quello che hai fatto finora. Quindi io voglio qualcosa proprio che la gente deve impazzire sul video, proprio che la gente dice no, è una cosa impossibile. Lo puoi fare? Ok. Solo col burro, non so cosa sta succedendo ragazzi, voglio solo vedere e gustarmi la scena ragazzi, non so cosa sta succedendo. Cioè, raga, ma di che stiamo a parlare, raga? Matrix per davvero? Cioè, ma se... No, non ci credo, raga, non so se è un sogno, ma mi sveglio. Raga, è pazzesco. Cioè, tu sei pazzesco. Grazie. Cioè, hai 8 anni, fai queste cose. Cioè, qual è il tuo obiettivo? Voglio sapere, mo, mi è venuta sta domanda. Più che altro salire e romperla. No, dico non il tuo obiettivo nell'esercizio, dico proprio nella tua vita sportiva, no? In questo sport. Dove ti piacerebbe arrivare? Alla cintura nera. Mi raccomando, sempre così, massimo impegno. Vabbè, vediamo cos'altro mi proponi, dai, Vediamo un attimo. Mamma mia, bello questo. Mamma mia. Bellissimo questo. Un 7-20. Questo fa male. Ormai non so più che dirti, vale? Che qua stai a fare il panico, stai a fare lo show. Adesso abbiamo la sorpresa.
Adesso c'è la sorpresa per me. Altra sorpresa per Simone. O speriamo che non è un'altra sorpresa dolorosa. Che è qua? Come stai a portare? Un'altra madonna? Paolosa si può dire. Paolosa? Ma spacchi in testa? No. Ah, ok, meno male. Allora, meglio, meglio. Questa è la prova di coraggio per Simone. Ok. Allora, adesso diciamo, lui ti rompcerà, proverà a romperti, perché diciamo, lui è la prima volta in Cinova. Ok. Diciamo, sei di Fremagaglia. Questa è la sua testa. Sulla mia testa. Con un calcio girato saltato. C'è anche un calcio semplice, un calcio girato e tallone. Quello che tu prendi e dici questo se mi prende, no? Ti provo già un po'. L'ultima che ho provato, io ho dato in testa qualcuno, quindi ti provo. Ok. Quindi fai... Ah, cioè, hai capito che ha detto? Cioè che lui ne aveva provata già una, però ha preso in testa una persona. Quindi è probabile che mi prenda in testa. Allora. Quindi è meglio che te ne pare qua, allora. Guarda, perché io c'ho... Mio camera Michele sta sperando che mi prenda in faccia perché dice così il video cresce. No, regà, no. Confermo. Io sto sperando assolutamente di no perché. Magari prendi le misure. Prendi bene le misure, mi raccomando. Mi raccomando che. Simone ci serve, Simone, eh. Dopo c'è sempre fa per lei. No. Ti senti bene? È rotta? Ah, sono salvo! Sono salvo, grande male! Oh, la prova è superata e spero che non ci stanno altre sorprese, raga, perché mi hanno fatto una mattonella con un cazzotto. Ma hanno dato un calcio. No, ci stavo il regalo. Ah, vedi? No, questa è. Ma che non è? Allora, questa è quella per lui, vediamo. Alla grande. Questo è il secondo. Ah, pure per lui. Grazie mille, no, grazie. Spettacolo. Cavolo, sono troppo contento. Grazie mille, c'è grazie. Che gli possiamo regalare? Vabbè, penso che vai a maglietta. Grazie, per questa discipli. No. Io pure ce l'ho regalo, però. È vero? Ma devo prendo. Te lo regalo pure io. Torno subito. Allora, Valeria, io pure ce l'ho regalo per te. Questi qua sono dei pantaloncini che adesso penso che ancora ti staranno un po' grandini, però magari tra penso un paio d'anni ti staranno bene. Ti ho voluto portare lo stesso, te l'ho voluto portare, questa è una taglia S appunto, questi sono i pantaloncini del mio brand 120. Grazie. Sono per te? Grazie. Tienili perché tra un paio d'anni diciamo te li potrai mettere tutto quanto, io te l'ho voluto da subito. Perché ovviamente la stazza, ovviamente un bambino comunque di 8 anni è tutto. E tutto quanto io comunque devo portarlo. Poi il prossimo regalo sarà rincontrarci e fare un nuovo video, ragazzi. Quant'era? 500.000 di iscritti dobbiamo arrivare. Ormai ci stiamo quasi, eh. Pure il nostro Valerio si è iscritto, quindi fatelo anche voi, anche perché vi stiamo portando dei contenuti, ragazzi, atomici. Quindi io ti ringrazio tantissimo innanzitutto, ringrazio tantissimo ovviamente anche te, per me è stato un piacere e un onore, e tanti complimenti. Quindi impegnati nel tuo sport, impegnati pure a scuola ovviamente, che è fondamentale, e dai che sei un grande, eh. 50.000 ritorno qua. 50.000 like, ritorno. Vuoi per forza sti 50.000 like, eh. Regà, non me lo sto chiedendo, sta chiedendo Valerio, quindi a maggior ragione ci dobbiamo arrivare. Confido in voi, regà. Dai. Io spero appunto che sei stato bene, che sei trovato bene sul canale, cioè, mi fa piacere, questa è la cosa più importante, che ti sei divertito, che sei stato bene e che hai fatto ciò che ti piaceva, ma quello sicuramente sì. Quindi dai, grande. Oh. Io direi che per questo è tutto, ragazzi, e che dirvi? Da qui è tutto, ci vediamo in un prossimo video, eh. Dai, regà, dai.